E ora il TG itinerante, oggi in diretta da Gradara, nel castello di Paolo e Francesca. Ci colleghiamo con Francesca Piatanesi. A te la linea, Francesca. Buonasera dal borgo fortificato della Rocca di Gradara, siamo vicinissimi a una delle entrate della Rocca. Stasera c'è purtroppo molta nebbia, una rocca di impianto malatestiano costruita nel suo primo nucleo nel 1100, rappresentato dal Mastio, ovvero il torrione principale alto 30 metri, poi sviluppatasi più tardi nel 400 e nel 500. È visitata da oltre 200.000 persone ogni anno che hanno cambiato l'economia di Gradara. Oggi infatti Gradara regge la sua economia proprio sul turismo e questa rocca fu visitata nel tempo da tantissimi personaggi illustri che qui vissero, ma è stata resa celebre soprattutto dai versi di Dante, quando nella Divina Commedia narrò l'amore tra Paolo e Francesca, Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, due giovani innamorati che secondo la tradizione furono scoperti e uccisi da Gian Giotto, Malatesta, marito di Francesca, proprio qui all'interno delle stanze della rocca di Gradara, una rocca che oggi è di proprietà dello Stato, gestita dalla soprintendenza, di cui ci dice di più il primo servizio. Punto d'incontro tra popoli, crocevia di scambi e traffici, durante il Medioevo la fortezza è stato uno dei principali teatri degli scontri tra le milizie pontificie e le turbolente casate marchigiane romagnole. Il torrione principale, 30 metri di altezza, fu fatto costruire intorno al 1150 dalla potente famiglia dei De Grifo, ma fu poi tra il XIII e il XIV secolo, grazie ai Malatesta, che Gradara assunse l'aspetto attuale, con la fortezza e le due cinte murarie. Il dominio dei signori di Rimini terminò nel 1463, quando Sigismondo Malatesta fu cacciato da Federico da Montefeltro, che espugnò la rocca al comando delle milizie papali. Gradara fu consegnata agli Sforza e da allora a contendersi il suo possesso furono alcune tra le più importanti casate italiane, dai Borgia ai Della Rovere ai Medici, fino al controllo diretto da parte dello Stato della Chiesa. Iniziò così la sua lunga agonia, 3 secoli di abbandono che trasformarono l'inespugnabile rocca di Malatesta in poco più di un rudere. Fino al 1920, quando un benestante gradarese, l'ingegnere Umberto Zanvettori, la acquistò investendo tutte le sue risorse fino a indebitarsi per riportare la fortezza all'antico splendore. Dopo il restauro la abitò insieme alla moglie, che ne fu l'ultima proprietaria. All'inizio degli anni Ottanta, quei luoghi e quelle stanze, teatro del tragico amore descritto nell'Inferno di Dante tra Paolo e Francesca, furono ceduti allo Stato. Vi presento Angelo Chiaretti, presidente del Centro Studi Danteschi San Gregorio in Conca. Allora, lei è uno studioso di Dante. Quanti sono gli iscritti al vostro centro, alla vostra associazione? I nostri soci sono circa 450 in Italia e nel mondo. Alcuni molto conosciuti e celebri come Dario Fo, Giorgio Albertazzi, Vittorio Sermonti o Davide Riondino, ma certamente in chiave dantesca il più celebre è il conte Pieralvise Serego degli Alighieri, che è l'ultimo dei discendenti di Dante esistenti nel mondo e che oggi vive a Gargagnago in Valpolicella, dove produce vini celebri. Ecco, ma parliamo di Paolo e Francesca. La maggior parte degli storici è scettica sul fatto che possano essere stati uccisi proprio a Gradara, ma qual è la sua posizione? Beh, la mia posizione è che il luogo è pienamente plausibile per ambientarvi l'avvenimento. Innanzitutto perché Gian Ciotto era podestà a Pesaro in quegli anni e gli statuti imponevano di tenere la famiglia al di fuori dei confini della podesteria, ma sicuramente a ridosso della città di Pesaro stessa. Inoltre Paolo aveva qui nel territorio di Gradara delle vigne, dei possedimenti ed è molto plausibile che su incarico di Gian Ciotto tenesse compagnia Francesca in queste località. Il loro amore all'epoca era plausibile. Sì, certo, il loro amore era estremamente obbligatorio in un ménage à trois che comprendeva il marito, la moglie e l'amante, addirittura il voyeur, cioè quello che doveva controllare l'avvenimento, lo svolgersi di questo amore. I fratelli erano tre: Giovanni, detto lo zoppo, Paolo, detto il bello, Malatestino dall'occhio. Quindi tutto funziona secondo i canoni dell'amore di E corte. allora, dall'amore tra Paolo e Francesca, parliamo dell'amore per l'arte, perché chi viene a Gradara può visitare e vedere tanti oggetti d'arte. Vediamo quali nel prossimo servizio.
Passeggiare tra le stanze del piano nobile della fortezza vuol dire non solo immergersi nei luoghi che a cavallo tra 4 e 500 ospitarono i più illustri personaggi dell'epoca, ma anche poter ammirare numerosi affreschi e opere d'arte. Tra queste una pala di Giovanni Santi, padre di Raffaello, dipinta nel 1484, tra le più importanti custodite nel castello. A essere raffigurati la Madonna col Bambino, Santo Stefano, San Michele, San Giovanni e Santa Sofia, che tiene in mano proprio un modellino del borgo. L'opera di maggior pregio resta la pala robbiana posta dietro l'altare della Cappella del Cortile, 48 pezzi perfettamente assemblati, terracotta invetriata dello scultore ceramista Andrea della Robbia, realizzata alla fine del XV secolo. Dello stesso periodo, proveniente dalla cappella privata, è anche il crocifisso ligneo, oggi custodito nella chiesa di San Giovanni Battista, donato nel 1778 dal marchese Carlo Mosca Barzi. L'opera, che ritrae il Cristo sofferente, se osservata da diverse angolature, mostra tre differenti espressioni. Degno di nota è infine l'organo della chiesa di San Clemente, costruito dal celebre organaro veneto Gaetano Callido, considerato tra i più grandi di tutti i tempi, secondo gli studiosi, realizzato proprio per essere destinato a Gradara. Riprendiamo la linea per parlare di danze rinascimentali, perché all'epoca della corte malatestiana si ballava anche, e queste danze erano danze di corteggiamento, danze che servivano per corteggiare. Allora, cosa voleva dire corteggiarsi con le danze? Beh, era un fatto importantissimo, perché ricordiamo che una volta i matrimoni erano matrimoni per procure, matrimoni combinati dai genitori, quindi il fatto di voler accarezzare o dare un biglietto, sfiorare la mano dell'uomo o della donna amata era importantissimo e doveva essere fatto in segreto, e come state vedendo fanno le mie colleghe, con una danza tutto era più accettabile. Quanti sono oggi gli iscritti alla vostra associazione? Allora, l'associazione Fabula Saltica di Gradara, oggi siamo 9-10 iscritti, ma c'è un corso base che è partito da qualche mese, dove ci sono altre 10 ragazze nuove che stanno imparando e stanno arrivando al nostro livello. Noi già sono 3 anni che stiamo studiando. 3 anni che state studiando, e allora vi lascio danzare e noi ci salutiamo da questo territorio, che è un territorio definito marchignolo, cioè un po' marchigiano e un po' romagnolo, proprio perché anche qui poi si mangia la piadina con Alfredo, e Alfredo ha vinto addirittura un premio per la piadina. Quando? Sì, nel 1975 una commissione di Milano è venuta nel mio locale ed ha premiato la mia piadina. E così sono stato premiato da Carnacina e sono andato a ritirarlo a Milano. Quando questo? Nel 1975. Poi lei ha preso un premio anche più tardi. Sì, dopo dalla gastronomia di Trieste. Quindi 2 volte premiato per la piadina. Qual è il segreto di questa piadina? Il segreto della mia piadina, purtroppo, devono venirla a mangiare da me. E allora bisogna venire a Gradara. Da Gradara è tutto, la linea può tornare allo studio.